qua, soprattutto ringrazio l'AMSI, ma soprattutto devo ringraziare Lorenzo. Lorenzo, alzati vicino a me, per favore. Tagliati la giacca, che viene male dalle foto. Ah, sei in disabilità? Sì. Sei bello tutto già. Io sono smanata così. Allora, io ti do il benvenuto e vi ringrazio appunto per la partecipazione in questo momento che abbiamo creato in maniera anche semplice, però sono quelle cose doverose, insomma. Nell'ultimo consiglio comunale del 30 settembre abbiamo portato come delibera la revoca della cittadinanza Benito Mussolini, è stata ampiamente discussa e è ovvio che sia un gesto, cioè un gesto simbolico che non, purtroppo non può produrre risultati, diciamo, no, in realtà risultati concreti ne ha portati, perché ha portato una discussione dove c'è stato uno bello spartiacque e dove, insomma, spero di non essere, però lo dico, cioè dove, insomma, chi non ha avuto problemi di forma, di cavilli, di applicabilità o meno, di revoche, eccetera, non ha bisogno di trovare scuse, non ha avuto bisogno di trovare delle scuse, diciamo, per non dire a una parte dei nostri concittadini, che poi diventeranno anche i nostri elettori, che noi con quella storia lì non ci vogliamo avere niente a che fare. Che sappiamo di dire ai nostri cittadini, anche a quelli che hanno delle idee diverse, perché ci sono, perché è inutile dire che l'ideologia del fascismo sia finita, non è vero, il fascismo è un metodo che è applicato anche oggi in tutti i, in diversi ambiti e a volte in tutti i partiti, in parte. Il metodo, come ho detto, sta a consigliare di non volere dei leader ma volere un capo, una capa, il metodo di non volere dei cittadini che poi ti protestano, stufano, arrivano con i cartelli, ti dicono e fanno, ma di volere dei sudditi ai quali dare dei contributi, delle largizioni a distribuire a favori, e il metodo di non trovare le responsabilità, perché poi le responsabilità sono condivise e spesso ce le hanno anche quei cittadini che sono arrabbiati, pensiamo al cambiamento climatico. Quindi è difficile andare a dire ai cittadini che questa responsabilità ce l'abbiamo tutti insieme come società, quindi è molto più facile trovare chi ha una colpa, quindi gliela diamo, così abbiamo risolto il problema. Questo è un metodo dal quale ci dobbiamo affrancare, per questo questi momenti sono importanti ed è importante ricordare chi, anche in momenti molto più difficili di questi, molto più difficili di questi, diciamo, noi abbiamo portato la revoca della cittadinanza, ma dai, non avevamo paura che ci menasse nessuno. E quindi io vi ringrazio per essere qui oggi e poi vorrei dire, insomma, se vuoi dire qualcosa tu, anzi io piacere, anzi guarda, facciamo insieme perché la storia di Sogliano la conosce molto meglio Lorenzo di me e quindi bisogna far parlare chi le cose le sa un po' meglio. No, io non sei uno storico, però so qualcosa, sai meglio di me. Come amministrazione, grazie Tania. Grazie. Comunque non è scontato di prendere, come dicevo prima, anche davanti alla tomba di Esisto Ricci con i familiari, di prendere queste tematiche dopo che per tanto tempo non sono state portate avanti. Lascio poi dopo, come dicevo prima, a ognuno di voi le proprie considerazioni personali sul perché e per come. Quello che pensiamo è, comunque, visto questi tragici eventi che hanno toccato in maniera anche così profonda tutte le famiglie solianesi, chi ha avuto morti in casa, chi è stato per anni e anni con parenti lontani detenuti in campi di prigionia, e lo stesso due anni e mezzo detenuto in un campo di prigionia nazista, insomma non se ne è passata molto bene, ha rischiato la vita, ha rischiato angherie di ogni tipo. Che non scordarci che queste cose sono avvenute dovrebbe insegnare anche in futuro a non ripetere più, questo è d'accordo. Ci sono gli anticorpi, qualche volta impressione di no, sinceramente, perché non solamente in Italia ma anche in altre parti del mondo questi viviamo momenti in cui le dittature o persone che comunque sono al potere calpestano i diritti umani in maniera invisibile. Noi abbiamo la fortuna di avere ancora istituzioni democratiche che sostanzialmente funzionano, che si sono rafforzate nel corso della seconda guerra, ma hanno anche subito anche molti scossoni.
realtà queste istituzioni democratiche sono, diciamo, storia, ma possono anche continuare ad esserci anche oggi. Oggi noi finiamo di consegnare le pergamene alla memoria dei militari italiani internati nei campi di concentramento di quegli anni terribili, perché anche questi militari, oltre al movimento resistenziale, hanno contribuito attivamente all'Italia democratica, perché hanno detto no all'adesione alla Repubblica Sociale di Benito Mussolini, anteponendo solamente il proprio corpo a questa violenza. Chi invece era partigiano resistente poteva difendersi, però rischiava loro la vita. Infatti in molti casi, come qui abbiamo i parenti degli storici, sono stati uccisi in maniera barbara. Queste persone veramente erano in balia dei propri carnefici, dei propri vicini. Hanno sopportato con dignità e anche con grande coraggio queste angherie. Permettetemi forse un paragone, magari forse un po' forzato, non credo, ma questo ricorda anche grandi persone come Martin Luther King e Gandhi. La resistenza non violenta a questi soprusi, con un grande senso di resistenza e anche di attaccamento anche alla propria dignità umana e anche dei principi come democrazia e libertà che non sono scontati. Sinceramente, per tornare alle parole che diceva la sindaca, sono rimasto colpito in maniera anche molto negativa dall'atteggiamento che hanno avuto alcuni rappresentanti politici di non aderire alla nostra proposta di revoca della cittadinanza di Benito Mussolini, perché intendiamoci, non si sta dicendo perché lo facciamo perché voi siete diversi, di sinistra e siamo diversi, non quello mi interessa. Però io penso che valori come la democrazia e la libertà siano valori di tutti. Non si discute se è più propenso che si debba stare nella cittadinanza onoraria di un comune un rappresentante di un'ideologia di un certo orientamento piuttosto che un altro. Se quella persona risponde ai canoni di democrazia e libertà, questo va bene. Pensare di poter mantenere una persona che invece è stata causa di tutto questo male, perché non ci nascondiamo che è stato il primo dittatore che è venuto nel mondo nel Novecento, è stato lui, Benito Mussolini, al quale hanno imparato tutti gli altri, io penso che a maggior ragione il nostro paese, la nostra comunità debba cominciare a ricordarlo, dirlo diciamo che è emanare proprio anticorpi. Tre spedizioni punitive sono state fatte in questo paese, tra i quali quella del 22 che ha provocato le dimissioni di buona parte dei consiglieri comunali, pestaggi, intimidazioni, tre spedizioni tra 1921 e 1922, persecuzioni, bombardamenti, incisioni. Quindi io penso che ce n'è tutte per dire che insomma quella non era la parte corretta della storia, però ognuno fa i conti con la propria coscienza. E ringrazio quanti sono stati presenti, i familiari, la famiglia Tomasini, poi comunque Castellani, perché comunque hanno dato un contributo notevole alla nostra libertà, l'ampio Rubicone con Bussanti, Roberto Reali, che qua sto vedendo il video, che è parente, ha fornito anche l'elenco dei 159 sudanesi aderenti alla lotta di liberazione, ed è anche nipote di Fernando Reali e di Pietro Reali, Fernando sindaco di Soriano, Pietro Reali, commissario politico della Brigata del Valle, i parenti di Storici. E grazie a tutti e in molta grazie anche alla Repubblica Democratica. Allora, l'amministrazione comunale nel 69esimo anniversario della liberazione esprime la propria riconoscenza e gratitudine alla memoria degli internati militari italiani, di tutti i militari, ufficiali, sottufficiali e soldati che dopo l'8 settembre 1943 furono fatti prigionieri dai tedeschi in Italia e su tutti i fronti di guerra. Posti davanti alla scelta di passare dalla parte tedesca e combattere nella Wehrmacht con le SS, rifiutarono in massa e dopo la Costituzione della Repubblica Sociale Italiana si rifiutarono anche di aderire a quest'ultima, mantenendo fede al giuramento prestato al legittimo Stato italiano. Quindi consegniamo questa pergamena ai familiari, alla memoria di Emilio Tomasini. Thank you.
leggere adesso? Non vuole... Per le stesse motivazioni consegniamo ai parenti alla memoria di Ezio Castellani. Quindi hai la memoria di Vittorio Ranieri. A voi. Mario Ranieri, giustamente. Prego. Vuole venire qua? Adesso abbiamo un dono che ci fa Anna Tomassini, sì, se lo viene anche a raccontare. Sì. Mio papà non ha mai raccontato niente, come tutti, come molti dei miei amati in Italia. E quando è morto io ho trovato nel suo portafoglio questo bigliettino tutto ripiegato, tutto ciancicato, e lui scrive: ecco le date della mia vita a Calvario. Io nel 99 volevo iscrivermi all'università e ho fatto l'anno integrativo, per cui per fare la tesina di storia ho detto: è arrivato il momento di andare a vedere il silenzio di mio padre, e sono andata a cercare. Lui era in Grecia, a Patrasso, era stato chiamato a Patrasso, per cui ho fatto una piccola tesina per l'esame di maturità, in cui ci sono proprio tutti gli intrecci tra le vicende personali e le vicende storiche. Oggi io però vi vorrei leggere proprio il suo diario, minimo. Scusate, vi porto via un po' di tempo, ma mi fa molto piacere. E mio padre Emilio è stato internato nei campi di concentramento nazista da settembre 1943 all'aprile del 1945. Mia madre dice che quando è ritornato a casa si è inginocchiato davanti alla porta della chiesa e ha baciato la terra. Nonostante fosse un formidabile narratore di storie, non ha mai voluto raccontare nulla di ciò che gli è accaduto. È morto a 82 anni, il 12 gennaio 1995. È arrivato il momento per me di avventurarmi nel suo silenzio. Ecco le date della mia vita a Calvario. 1942, giorno 9 ottobre, richiamo alle armi, 35esimo battaglione fanteria di Bologna, distaccamento di San Giovanni in Persiceto. 12 novembre, trasferimento a Imola. 28 novembre, partenza da Imola per la Grecia, viaggio duro, privo di tutto, anche di morale, non avendo potuto salutare nessuno dei miei cari. Durata 17 giorni. 15 dicembre, arrivo a Patrasso, Grecia, Peloponneso, alla 29esima caserma carabinieri 47/32. Continua sempre la vita senza notizie, e perciò triste. La prima lettera dalla Grecia alla famiglia l'ho scritta da Atene, città monumentale, il 12 dicembre. 1943, giorno 4 maggio. Partenza da Patrasso per la licenza dovuta a un telegramma dei carabinieri per malattia della moglie, perciò viaggio triste per pensieri di disgrazia assieme all'amico Ugo Raggi, incontrato a Patrasso il 1 maggio. 11 maggio, arrivo a casa, felicità completa perché tutto bene. 26 maggio, partenza per Bologna per farmi operare, nulla da fare perché per gli ospedali, per una circolare uscita in questi giorni, si vieta il ricovero dei militari in licenza. 27 maggio, partenza per Mestre, da Mestre due volte in permesso. 19 giugno, partenza per Mestre e alla sera partenza per Brindisi, viaggio non previsto,
perché altrimenti sarei scappato a casa per aspettare il nuovo evento, la nascita della mia secondogenita. 21 giugno, partenza da Brindisi per Corinto. Viaggio magnifico, perché era la prima volta che viaggiavo per mare. 2 allarmi aerei, un po' di paura, ma tutto bene. 1943, giorno 23 giugno. Arrivo a Corinto, passato 3 giorni bellissimi, tutto il giorno al mare. 26 giugno, partenza da Corinto e arrivo a Patrasso nella nottata. 8 settembre, giorno fatale per il nostro esercito. Mi trovavo di guardia e ho dovuto sparare a un greco, ma nulla di grave, ho sparato in aria. 9 settembre, arrivo dei tedeschi alla caserma e nostro disarmo, parole commoventi del nostro ottimo capitano, signor Mario Minici, alla cerimonia della Maina Bandiera. Giorni di terribile attesa per la nostra sorte e cominciano le decisioni da prendere. 13 settembre, caserma dell'artiglieria a Patrasso, primo campo di concentramento, perché deciso di seguire il destino. I greci si sono dimostrati molto buoni per i loro aiuti. 17 settembre, partenza da Patrasso per Atene nella nottata e sistemati nella caserma dei granatieri, giorni di terribile confusione. 22 settembre, partenza da Atene e traversando le seguenti nazioni, Grecia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Austria, Germania, Polonia, siamo giunti dopo 17 giorni di viaggio, in 45 in ogni vagone da carbone scoperto, a Torn, in Polonia. Giorni di ogni sorta di privazioni, fame, 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 freddo. 1943, 5 ottobre, arrivo a Torn e come ho detto fame e freddo, sarebbe da inorridire se si descrivesse la vita di quei giorni. 28 ottobre, partenza da Torn per Sagan. 29 ottobre, arrivo a Sagan e con la fame di quei giorni sono stato 32 ore senza mangiare. Alle ore 6, vendita dell'orologio a un prigioniero francese per 6 etti di pane e un po' di cioccolata. Nella permanenza a Sagan ho conosciuto uno di Sogliano, un certo Saragoni di Strigara. 4 novembre, partenza da Sagan per l'Angelielau, nostra destinazione per il lavoro nella regione Slesia. 5 novembre, arrivo all'Angelielau, un lager come prigionieri, dove vi erano civili di diversi stati, francesi, cechi, polacchi, russi, olandesi, jugoslavi. 8 novembre, primo giorno di lavoro in fabbrica, ditta Krupp, lavoro 12 ore al giorno, poco mangiare, eccetera. Non descrivo nulla di ciò che ho sofferto, materialmente e moralmente, specie per le notizie da casa. 1944, 22 agosto, passati civili, con questa data a fine la sofferenza della fame. La fabbrica ha cambiato ho cambiato diversi lavori. Dalle frese sono passato alla fabbrica del Vivian. Lavoro sporco e monotono, ho sempre lavorato di notte e di giorno, ossia una settimana di giorno e una di notte. 9 novembre, per mio interessamento sono andata a lavorare in una tipografia dove si stampava il giornale del paese. Ho trascorso giorni di lavoro con soddisfazioni personali e per aver tenuto sempre alto il nome della mia patria. 1945, 10 marzo. Per l'avvicinarsi del fronte russo all'Angelielau abbiamo evacuato e dopo un bel viaggio siamo arrivati in un paese della Turingia chiamato Wershausen e per pochi giorni è ricominciato la fame. 1 aprile, Pasqua, ordine di partenza, ore 22 per l'avvicinarsi degli americani. Ore 3 del 2 aprile, ritorno al lager per sospensione di partenze per mancanza di mezzi di trasporto. 4 aprile, ore 17,
Entrano gli americani in un Wellshausen, ore di gioia, ma non ho potuto godere perché ero un po' febbricitante. E così finisce il diario minimo di mio padre. Quello che è successo dopo è ancora letteratura e storia che mi propongo di approfondire in futuro. Questo periodo di lavoro mi ha portato alla memoria molti ricordi e credo di aver capito alcune cose di mio padre e anche di me stessa. Ho capito che probabilmente il suo silenzio era una forma di protezione per noi figli, l'affettuoso, ingenuo tentativo di risparmiarci un orrore che forse lui sperava non si sarebbe mai più ripetuto. Non è così. E scopro con angoscia che le quotidiane immagini televisive si sovrappongono quasi perfettamente alle testimonianze trovate sui testi di documentazione. Allora penso che non è un caso se proprio ora, dopo tanto tempo, ho sentito la necessità di confrontarmi col suo silenzio. Forse stavamo dimenticando. Ma in questi tempi, in cui siamo sommersi dall'odio, dall'intolleranza per qualsiasi forma di diversità, non possiamo permettercelo, perché c'è ancora molto da fare per vivere dignitosamente su questa terra. Grazie.